Ragazzi, io ieri ho fatto una battuta normale che l'Inter aveva chiesto un prestito a Mbappé, ma ha spopolato questa cosa, anche sui social è stata ripresa un po' ovunque. A me è venuta così, ma pensavo che ecco, sortisse tutto questo successo. Ma di Mbappé, cioè, ci ha fatto anche la live uno ieri, vi piacerebbe Mbappé all'Inter, cialtroni? Ragazzi, ma di cosa si ragiona? Gente che specula su cazzate. Dai, su. Ma facciamo i seri. Una cosa su Moshovileda, su Cuadrado. Vincere è l'unica cosa che conta. Non lo diciamo noi, lo dicono loro, i patteggiatori. Quindi a me rispetto le opinioni altrui, ci mancherebbe, ma chi mi dice, poi vedrai al primo gol il tifoso dell'Inter si scorda tutto. No, io non mi scordo nulla, forse non ci siamo capiti. Io lo chiamerò con il numero quello lì. Quello non è un giocatore dell'Inter per me. Gli danno 17, il 17. Io non lo chiamerò nemmeno per nome quando avrà il numero ufficiale. Chiusa questa storia qua. Ieri sera è venuta fuori, ho visto l'intervista di Frey, di Sebastian Frey. Addirittura a Firenze gli facevano un coro: coi capelli di Frey, quante donne ci avrei coi capelli di Frey. Io a volte andavo a Firenze perché ho amici in Curva Fiesole, mettiamolo così, e abitavo proprio davanti allo stadio. Quindi i miei amici a volte mi trascinavano, pur da interista, mi trascinavano spesso allo stadio. Parlo di 15 anni fa. Frey praticamente con Biasin. Frey dice a Biasino: guarda che io ho saputo per certo che Lukaku ha avuto dei problemi con Inzaghi. Biasin annuisce dicendo: sì, è vero, te lo posso garantire anch'io. E poi sono venuti fuori tanti altri problemi. Allora, Lukaku, ragazzi, cioè, per l'ennesima volta, io ve lo ripeto, cioè, era un investimento totalmente sbagliato. Se poi te mi dici bisogna trovare uno che ci fa 20 gol e che ci garantisce 20 gol nel campionato italiano, quello è un altro discorso. Ma Romelu Lukaku, ragazzi, è un giocatore dallo stato d'animo tormentato. Cioè, io l'ho sempre detto queste cose qui. È un giocatore che ha lo stato d'animo tormentato, non trova mai pace. Cioè, lui, cambiando tante squadre, ha trovato soldi, ma non ha trovato mai la pace interna. Si ritrova a 30-31 anni ancora a non sapere dove va, perché comunque lo sappiamo, tutti sta aspettando la Juve. Ed è vero che ha parlato con Allegri. Quando io 3 settimane fa faccio un video dicendo: occhio con i cinesi, te lo ritrovi alla Juve, perché qualcosina all'orecchio mi era arrivato. E io non faccio calciomercato, bombe contro bombe, Glass Trust non esiste, Zangari finanzia, Bettarelli, Lasri, cordate italiane, Digital Biz tutto a posto, c'è una banca che risarcisce l'Inter. Io non faccio queste cose illudendo e prendendo in giro i tifosi dell'Inter a pagamento. Anche perché io, ragazzi, su YouTube ci sono per divertirmi. Cioè, io non passo la vita rinchiuso a chiave in un cuscinotto a fare 4 live al giorno sui vari social. Io ho anche una vita come voi. Questo è il discorso. E io mi dissocio, cioè uno sta offendendo tutti e vuole uno che è impazzito sul web e denuncia tutti, anch'io. Come nonno interista ieri su Twitter mi dissocio anch'io da questi personaggi, che ormai questi il caldo, il metano gli ha fatto perdere la testa. Quindi ragazzi, cioè, poi queste frecciatine da bambino che lui lancia sui social, te l'ho detto, se te mi dici che il cinese non voleva spendere 40 milioni sono d'accordo, però ragazzi, la verità sta sempre nel mezzo, secondo me. Perché proprio, ma perché il campo poi alla fine, ragazzi, parliamoci ora, parliamo seriamente, è il campo quello che giudica. Cioè, perché anche Lukaku in Europa League ha sbagliato le gol davanti a porta, cioè in Champions League ha sbagliato un gol a 1 metro, in nazionale, nella sua nazionale, in Qatar, è vero che veniva da un infortunio, ma ha sbagliato gol sulla Liga. Te ne ha fatti tanti, ma te ne ha sbagliati altrettanti importanti. Non è un fuoriclasse Lukaku, ragazzi. Non è un fuoriclasse, non lo sarà mai. E per la tipologia di gioco che fa Inzaghi, per lui era più importante Dzeko di Lukaku, perché in finale di Champions non gioca Lukaku, gioca Dzeko, quindi quello cosa vuol dire? Che all'allenatore gli dava più garanzie Dzeko di Lukaku, quindi ora c'è questo tormentone che ancora non è finito, ma io vi dico ragazzi, cioè, i giocatori alla fine passano.
Soprattutto i presidenti devono passare, devono andare via, più che i giocatori, soprattutto i cinesi, accelerasse l'uscita, via, via, aria. Perché poi anche la stessa finale di Champions League, ragazzi, parliamoci chiaro, abbiamo goduto tutti, io per primo. Cioè, ce lo siamo fatti il giro nella Ferrari quella sera, eh? Abbiamo preso un Ferrari a noleggio, ma il giorno dopo siamo rimontati sulla Panda. Non si riesce a prendere un portiere da 6 milioni. Mi dici di cosa vogliamo ragionare qui? Bisogna essere obiettivi, non siamo più bambini, ragazzi. È finito il mondo dei sogni ormai per tutti noi. Lasciamoli ai nostri figli o ai nipoti. Io ce l'ho nipoti ancora. No, anzi, ho due nipoti. Sono zio. Ora stavo rinnegando anche le mie due nipoti. Capito qual è il discorso? Quindi questa storia di Lukaku ha cominciato a rompermi i coglioni, diventata stucchevole anche lui. Se ha qualcosa da dire, lo dicesse. Utile fare questi giochini con Instagram, non ti fidare lì sulla canzone, sullo stereo, poi. Romelu, se c'è qualcosa da dire, dillo. Se il cinese ti ha abbandonato, dillo, perché a noi ci fai un piacere. Gli diamo la spallata finale. Tanto ormai lo hanno capito tutti cosa succederà. Ad ottobre, io ricordo, ragazzi, io vi ricordo che ad ottobre scade la continuità aziendale dell'Inter. È stata messa una nota a bilancio. Perché è stata messa quella nota a bilancio? Quella nota a bilancio viene messa di solito in due casi. Quando i sindaci revisori te la chiedono, perché non si fidano della tua situazione finanziaria, o si mette quando il club è in via di cessione. Stessa cosa per il peak bond. Quando si fa un peak bond, il peak bond, a parte quel cialtrone ti diceva che Zang lo rifinanziava, il peak bond si fa quando si sta vendendo, capito? Poi le garanzie troverà, poi alla fine, cioè, se non è ottobre, c'è comunque lo schianto contro il muro, c'è il frontale a maggio, perché a maggio lui deve restituire 384 milioni a Oltralpe e non ha, quindi ormai. Cioè la forbice si sta, capito? Si sta sempre più assottigliando. Ma di cosa vogliamo ragionare? Se qualcuno si sta crogiolando ancora sulla finale Champions League, io sono abituato a guardare la realtà. Hai fatto una finale Champions League. Ripartiremo innanzitutto per chi ancora sostiene questa specie di presidente. Io, per l'amor di Dio, ognuno facesse quello che vuole, ma secondo me uno che ormai fa un giro. Ogni tanto si fa un giro tra i propri neuroni, non può sostenere un presidente del genere, perché dopo la finale lui ti dice ripartiremo da quelli più forti. L'ho visto come è ripartito da quelli più forti. Poi siamo scesi dalla Ferrari e siamo rimontati sulla Pandina. Grande macchina la Pandina, ce l'aveva anche mio padre, una 4x4, andava ovunque. Sei rimontato sui Pandino e duri fatica a prendere un portiere da 6 milioni. Quindi dove te la metti ora la finale di Champions League? Non è meglio invece da un Ferrari andare in una Panda? Non è meglio avere un'auto stabile? Non lo so, una Golf per tutto l'anno, magari invece di andare a 200 una volta e poi per andare tutto l'anno a 80 all'ora? No, eh? Secondo me sì. Quindi anche il discorso di Lukaku, ragazzi, sembra che abbia litigato con Inzaghi. Frey non ha nessun vantaggio a dire queste cose. Biasine glielo conferma, quindi sicuramente c'è stato casino, ma anche perché? Perché non è l'attaccante preferito di Inzaghi. Lo stesso Gosens non è un esterno che piace a Inzaghi. Io lo dicevo da quando era all'Atalanta. Io ti dicevo quando Gosens era all'Atalanta, ci sono le prove. Lasciatelo lì quel giocatore perché a parte i problemi fisici non ha le caratteristiche dell'esterno che piacciono a Inzaghi. Perché? Perché il tedesco è un grande giocatore a spazi aperti, deve stare bene fisicamente perché è un cavallo, ma deve avere tanto spazio aperto. Ed è molto bravo a chiudere l'azione, si sviluppa soprattutto dalla fascia opposta. Vedi il gol con il Barcellona che ha fatto in Champions e anche altri gol che ha fatto in campionato. Li ha fatti tutti concludendo l'azione, si è sviluppata dall'altra fascia. Perché? Perché ha un buon timing di inserimento, a corsa, a forza. Ma non è l'esterno che piace a Inzaghi. Un esterno perfetto per Inzaghi, te l'ho detto 2 mesi fa, nel mio piccolo, e sono tifoso come voi, io non sono nessuno, ci mancherebbe, è Carlos Augusto nel Monza. Te l'ho detto 2 mesi fa, capito? Quindi anche te però, Romelu, ora, cioè, all'Inter ti hanno riaccolto 2 volte, cioè, sei stato trattato veramente non con i guanti bianchi, di più. Ora, cioè, hai rotto i coglioni, se il cinese ti ha abbandonato, dicelo, perché almeno gli diamo la spallata finale, dici se il cinese ti ha abbandonato oppure no, facci questo piacere, lo so che te non devi nulla a nessuno,
Ma te l'ho chiesto, mi piacere. Ti ha bidonato il cinese, non ha voluto prenderti. Facci sapere la verità. Ciao.